Eccoci con un fotografo figo in un posto figo. Andrea Varani, benvenuto. Ciao a tutti, è più figo il posto del fotografo, No, anche il comunque. fotografo è tanta roba. Adesso fa il fotografo, ma giuro, sembra un attore. Quindi grazie di essere qui. No, grazie a te per avermi invitato. Spero di non farti fare una figuraccia. Allora, tu sei toscano, si sente dall'accento. Quanto di toscano c'è in te, delle colline toscane, questa morbidezza, i colori, in te come persona e poi chiaramente nel tuo lavoro? Sai, sicuramente essere nato in Toscana e vivere in campagna, un'influenza è inevitabile, no, averla. Appunto, vivo in campagna, ho orizzonti davanti, ho sempre cercato quelli. Oggi non lo so quanto ho mantenuto la mia toscanità, forse si è un po' contaminata, no? Con tanti viaggi, tanti posti, poi non vivo più fisso in Toscana, altri punti d'appoggio, uno in Messico, uno qui in Kenya dove sono ora, quindi mi muovo tanto. Sicuramente, aver respirato la Toscana, ma in particolar modo Firenze, è inevitabile che respiri il bello, è inevitabile, è un qualcosa che hai addosso anche tuo malgrado, no? Ti guardi intorno, vedi cose belle, è inevitabile crescere poi in un certo modo e applicarle ovviamente nella professione e anche nella vita. Sei nato e cresciuto circondato da una bellezza sia naturalistica, sia proprio di città, perché Firenze con quella luce dorata in autunno è qualcosa di spettacolare. La bellezza è un qualcosa che esiste e noi dobbiamo cercarla, riconoscerla e poi in parte porla al mondo. O la bellezza è un costrutto, è qualcosa che noi abbiamo nella mente, ci sforziamo in parte tutta una vita per far corrispondere questa bellezza ideale che abbiamo nel pensiero a quello che poi alla fine ci circonda. No, la bellezza è ovunque, basta saperla cercare, saperla riconoscere. Quando, come nel lavoro mio, spesso la bellezza la devi costruire, perché io non faccio il reporter. Le mie fotografie sono tutte costruite. Ho dovuto scegliere una modella, ho dovuto trovare una truccatrice. Ecco, quindi quando la bellezza la devi costruire, è diverso. Però se ti guardi intorno, la bellezza è ovunque, in un fiore, in una nuvola, in un mare come vedo ora. Mantieni ancora il senso di stupore nei confronti della bellezza? Sì, io quando sono a casa mia in Toscana, che la mattina scendo, eppure vivo in quella casa da 35 anni, è sempre un tuffo al cuore, con qualsiasi stagione, che piova, che ci sia il sole, che ci sia la nebbia, è sempre un quadro meraviglioso, è sempre un'emozione, via. Quando sono lì non mi sembra nemmeno di essere in casa mia, mi sembra di essere in una casa di vacanza. Ma più o meno questo mi succede in tutti i posti dove vado. Quando sono in Messico, io ho una casa sulla parte caraibica del Messico e anche lì è la stessa cosa. Quando scendo giù e c'è questo giardino, è un giardino botanico, è pieno di rumori, di uccelli, di fischi, di tutti. Mi emoziona sempre, ma è inevitabile, credo. Ci stai facendo sognare. Dalla parte della bellezza, pensando chiaramente al tuo lavoro, mi vengono in mente tutte le tue donne di una bellezza e di una profondità uniche, dialogano tra l'altro sempre col paesaggio. Quindi le donne reali, le donne immaginate e beh, le donne come lavoro. Come ti rapporti con queste tre realtà? Credo di essere il solito in tutte le circostanze, perché vabbè, tutte le donne, cioè io ho sviluppato il mio lavoro e questa ricerca della bellezza nella bellezza femminile, soprattutto per commissioni, anche se inizialmente l'inizio era stato di un altro tipo l'approccio alla fotografia professionale. Però ecco, non mi sento di considerare modelle le donne che fotografo, io fotografo donne. E cerco di tirar fuori quello che hanno dentro in un gesto, in un'espressione, inserendole magari in un contesto. Mi piace molto quando faccio un viaggio di lavoro far vedere al pubblico, condividere al pubblico il posto dove sono, non fermarmi soltanto a dargli l'informazione moda per la quale sono obbligato dal committente, far vedere anche dove siamo, cosa c'è intorno. Ti fanno ancora sognare le donne?
Sì, apprezzo sempre il bello. Ovviamente ho dei margini diversi rispetto a prima, margini d'approccio diversi, però apprezzo la bellezza femminile, ma se, anche quella maschile. Io sono in un posto dove ci sono delle donne bellissime, ma ci sono anche degli uomini bellissimi. Vedi dei fisici sulla spiaggia di persone che non vanno in palestra e non si curano, che proprio in natura sono così. Quindi ancora di più apprezzo la donna, ovviamente. Noi ti conosciamo appunto come fotografo femminile di modelle, i tuoi lavori più iconici comunque sono modelle, ma non è che hai proprio iniziato così, ci sei arrivato all'essere il fotografo di moda che conosciamo, come sei arrivato? Ho iniziato quasi, quasi per scherzo, quasi per gioco. Avevo mio padre fotoamatore, quindi avevo sempre seguito lui, imparato da lui e non avevo la sua passione. Lui era veramente, amava la fotografia. Io, per me era più un modo di condividere il tempo con lui. Quindi andavo alle riunioni del club il venerdì sera, stampavamo il bianco e nero in una camera oscura improvvisata nel bagno di casa, a dispetto della mamma che non gradiva, perché rimaneva al puzzo di acido per giorni dopo. Però ecco, ho iniziato e a un certo punto dovevo inventarmi qualcosa, ho finito le scuole. Mi è sembrato più opportuno provare a fare il fotografo, dato che avevo un'attrezzatura, una competenza e mi ci stavo appunto appassionando, che non andare a richiedere, a mandare curriculum, cercarmi un qualcosa magari mi piacesse meno, non mi appassionasse altrettanto. Ho avuto la fortuna di poter iniziare subito perché vivendo a Empoli, una cittadina 30 km da Firenze, dove l'industria della moda era molto, tuttora, ma all'epoca era molto più attiva. Mi trovavo a essere coetaneo di tanti figli di industriali che avevano la confezione, producevano dall'impermeabile, la pelle, la camicia, e quindi ho avuto subito committenti. Come ho iniziato a lavorare, mi è scattata subito la passione, che non so se è passione per la fotografia. Ho passione oppure la macchina fotografica è stato il mezzo per esprimere quello che avevo dentro a favore di questa ricerca della bellezza. Che appunto, come sai, non ho iniziato a fotografare donne, perché il primo cliente importante era uno stilista e faceva soltanto moda uomo. All'epoca facevamo delle bellissime fotografie, c'era tutta un'altra richiesta, un'altra committenza, investiva anche molto di più, era anche molto esigente di conseguenza. Quindi quando mi trovai a dover soddisfare questo cliente, che era un po' più alto rispetto allo standard mio, coinvolsi un direttore artistico francese, che viveva a Firenze e col quale instaurammo un rapporto di forte amicizia e facemmo delle cose bellissime sull'uomo, cose che furono notate a Milano da un giornale dell'epoca, Mondo Uomo, che era la concorrenza all'Uomo Vogue, era la casa editrice di moda, era di proprietà di Flavio Lucchini e devo a lui, anzi lo ringrazio e lo saluto, per avermi portato a Milano e aver fatto sì che mi potessi affacciare a un panorama diverso da quello che ho sempre vissuto a Firenze e dintorni. E però, ripeto, cominciai con Mondo Uomo, quindi cominciai a fare servizi uomo. Dopodiché, non so, è capitato, nella redazione c'era l'altro giornale Donna, poi Donna e Bambino, e alla fine mi hanno fatto girare tutti e con la donna mi sono divertito molto di più. Mi piaceva di più fotografarla, mi ci appassionavo molto di più. È stata una bella scuola per conoscere il prodotto moda e quello di fotografare l'uomo. Ho lavorato con dei redattori che hanno fatto un po' la storia della fotografia di moda. Quindi è stata una bellissima esperienza, importante, e poi sono riuscito a portarla sulla donna con molta più soddisfazione. Qui ci agganciamo ai favolosi anni 90. Com'erano? Gli anni 90. Io ho vissuto anche la fine degli anni 80. Allora, devo dire, molto meglio gli anni 80, secondo me. E c'era tanta più entusiasmo. Anzi, nel 92 c'è stata una forte crisi proprio delle aziende moda. È stato quello, tra l'altro, il momento che io decisi di venire a Milano e per un periodo di qualche anno ho lavorato più sulla pubblicità, più sull'advertising,
che non sulla moda. Gli anni 90, diciamo, fermiamoci ai primi, erano anni, era molto diverso il lavoro da allora, e non soltanto perché oggi si lavora in digitale, all'epoca c'era l'analogico. Oggi ci sono i social che secondo me hanno rovinato un po' tanto la committenza, l'esigenza, diciamo, della produzione di fotomoda. All'epoca era bello lavorare perché in una giornata di lavoro dovevi fare, arrivavi a fare le 8 foto al massimo, perché le dovevi curare molto, non c'era una post-produzione e quindi dovevi fare tutto in ripresa. Il risultato lo dovevi raggiungere in ripresa, eri senza rete, non c'era Photoshop di oggi. Quindi la giornata di lavoro, le 8 foto che realizzavi era già un bel traguardo. E quelle 8 foto non duravano un giorno sui social, dovevano durare una stagione perché erano pubblicate sui giornali, venivano fatte affissioni, quindi era un utilizzo diverso e duravano molto di più nel tempo. Di conseguenza le dovevi curare molto di più. Io oggi ho delle richieste che veramente mi fanno cascare le braccia, che sono quelle di dobbiamo postare. Ci vuole tanto materiale, il budget è quello che è, e quando c'è la quantità e non ci sono mezzi, non ci può essere la qualità. Quindi all'epoca era molto più divertente fare il fotografo perché facevi delle cose veramente molto più belle. Forse, come dicevi tu, adesso siamo abituati talmente a una cacofonia di immagini che è un pochino davanti a quello che ci viene proposto abbiamo perso il senso di stupore. Sì, abbiamo un bombardamento di immagini continuamente dappertutto, quindi siamo molto più distratti. Prima eravamo molto più attenti, anzi, io cerco di continuare a essere attento ora e a distinguere il bello da quello che può sembrare bello, ma non è. Un servizio fotografico lo preparavi magari per settimane, no? Dovevi magari fare degli allestimenti, ricostruire una storia, una situazione, una vecchia casa di New Orleans. Allora c'era lo scenografo che preparava la parete e noi, anch'io in prima persona, con i miei assistenti, andavamo a cercare tutti gli accessori, la poltrona. E c'era bisogno, c'era l'esigenza di avere una bambina di 7-8 anni che doveva, era una storia sulla musica. Questa bambina doveva rappresentare un raggio di luna che attraversava una finestra e illuminava il musicista. Quindi c'era da trovare una bambina e non c'erano tante agenzie. A Firenze non ce n'era nemmeno una. Quindi disse al mio assistente di andare, c'era una scuola lì vicina, vai, ferma qualcuno. E non lo vedevo tornare e a un certo punto mi telefonarono dalla polizia e mi convocarono alla polizia reale. Praticamente questo si era messo a fermare le bambine, una mamma lo notò, chiamò prima i vigili, poi arrivarono i carabinieri e cioè lo portarono via e dovette andare a giustificarlo che l'avevo mandato io con un intento sano e non... È un aneddoto, vabbè, non so se è buffo, ma tutte le volte che ci pensiamo, ci ricordiamo, ci ridiamo tanto ancora quando andare a recuperare Riccardo in commissariato. Eravamo anche molto più pionieri. Quando abbiamo iniziato, una volta sono andato per Laura Biagiotti in Cina, era nei primi anni 90. La prima campagna pubblicitaria l'ho fatta per lei in Cina. Siamo andati per 15 giorni in Cina e lavoravamo con modelle esclusivamente cinesi. Feci un casting in un'agenzia abbastanza improvvisata, anche se c'erano delle belle ragazze. Nessuno di loro parlava inglese, quindi era veramente difficile da comunicare. Un giorno stavamo scattando la città proibita, era di luglio, c'era una cappa d'afa, questi cieli bianchi frequenti a Pechino. Che la modella, io gli facevo cenni, no? Se la volevo più sorridente, ridevo e lei capiva. Se la volevo seria, mi mettevo serio e lei mi seguiva. E a un certo punto vedevo che c'era qualcosa di strano. Non reagiva e alla fine è svenuta perché non riuscì a dirmi che aveva troppo caldo e che no, che non sopportava quell'afa. Per dirti in che condizioni si lavorava, ecco, era tutto bello, però eravamo molto
molto pionieri, molto, ci arrangiavamo molto, via. Chi non è addentro non ha idea quel tipo di immagini, la mole totale cosmica di lavoro che c'è dietro. Si pensa che quasi lo scatto, non ti dico si autoproduca, ma venga fuori, arrivi, c'è una sorta di quasi catartica ispirazione. E invece c'è dietro un lavoro veramente Sì. di giornate. Sì, ora va bene, quando lavori in studio è chiaro, ricerchi una luce e poi magari la porti avanti o la cambi durante la giornata. In esterno, purtroppo dico, quando facevamo dei bei viaggi, perché oggi non c'è questa usanza, ahimè, magari stavamo in un posto per una settimana, normalmente erano posti molto belli, utilizzavi i primi 2 giorni per girarti intorno, per capire come si muoveva la luce, quanto duravano, quando erano le ore da sospendere durante il giorno e magari il sole andava troppo alto e la luce di conseguenza non è bella. E quindi investivi i primi 2 giorni per conoscere al meglio il posto e poi cercavi di costruirti una scaletta in base a quello che avevi visto e di ripeterlo. Ci fu una volta alle Seychelles che io vidi, proprio il primo giorno che arrivai, una luce meravigliosa, eravamo oltre il tramonto e con cielo nuvoloso, e io vidi questa scogliera che, se guarda, se avessi avuto una modella oggi, magari vestita di bianco, messa lì, avrei fatto una foto meravigliosa. Quindi tutti i giorni della settimana siamo ritornati portandoci un abito di Dior bianco, e con la speranza di ritrovare quella condizione di luce. E per arrivare lì facevamo almeno 3 km a piedi, quindi era anche una bella scarpinata a fine giornata, tante ore di lavoro e di caldo. La fortuna ci è venuta incontro e l'ultimo giorno ci ha ridato quella luce lì e abbiamo fatto una foto bellissima. Poi man mano mandiamo, avete visto tutte le immagini, in modo da conoscere un attimino più il lavoro di Andrea per chi non lo conosce. Io sono una tua fan, penso da tempo immemorabile, e quindi per me è un ritrovare un tuo mondo. Il mondo per te è a colori o è in bianco e nero? No, no, colori il mondo. Il mondo è a colori. E io spesso fotografo in bianco e nero e a volte mi aiuta. Mi piace molto il bianco e il nero nella fotografia. A volte scelgo di lavorare in bianco e nero perché magari mi salva da una luce non perfetta, dove il colore magari mi risponde male. Però il mondo non è assolutamente a colori. La vita è a colori, è luce. E la luce è colorata, è fatta di colori. Quindi fondamentalmente è più facile scattare in bianco e nero. Secondo me sì. Mio padre diceva di no e mi sono sempre chiesto il motivo. Senza darmi una spiegazione, diceva era più difficile. No, secondo me è più facile scattare in bianco e nero. Devi soltanto gestire i toni, i contrasti e nel colore devi gestire tante cose in più. Tu sei nato con l'analogico, stampando addirittura gli scatti dalla pellicola, che è una cosa che tante persone giovani non riescono realmente neanche a immaginare perché non hanno mai avuto in mano una macchina fotografica a pellicola, non hanno mai sentito tac, non hanno mai avuto proprio quella gestualità, quei rumori tipici di questo mondo. Poi chiaramente sei passato al digitale. E adesso abbiamo l'ennesima rivoluzione, cioè l'intelligenza artificiale, sia come generazione proprio di immagini, o comunque a cui viene data in pasto un'immagine e la modifica secondo delle indicazioni. Ecco, tu come hai vissuto tutti questi cambiamenti, come li vivi a oggi, quanto ne vedi o ne hai visto una possibilità e quanto invece a tuo avviso si vanno a perdere dei pezzi dell'intera faccenda? L'avvento del digitale inizialmente l'ho subito. Te pensa che io sono stato uno dei primi fotografi a sposare il digitale fin dall'inizio, tanto si sapeva che il futuro sarebbe stato quello. Però io dal 2000 che ho iniziato al 2009 io non mi sono comprato una macchina digitale, la noleggiavo, mi rifiutavo non lo so, ho avuto un po' questo blocco, però l'ho sposato subito. Comprai una macchina, mi ricordo una Sony, soltanto perché nell'aspetto mi ricordava la mia Contax che usavo con l'analogico. Il digitale ha aperto tante porte perché tanti problemi tecnici
te li risolve la macchina fotografica. Prima fare il fotografo era un po' più difficile, dovevo conoscere, avere una tecnica molto più vasta, dovevo considerare le pellicole, la scelta di queste, la scelta della carta più morbida, più dura, tempi di sviluppo, cioè dovevi sapere tante cose. Oggi imposti la macchina su automatico, la foto te la fa la macchina, quindi tutta la parte tecnica è risolta. Infatti ci sono tanti più fotografi di una volta. Prima era un po' più difficile. L'intelligenza artificiale io non ti so rispondere. È una cosa che non sono preparato, non mi ci avvicino tanto volentieri, anche se sicuramente ormai ha già fatto dei bei passi avanti. Mi fa un po' paura. Mi viene in mente una frase di un film degli anni Ottanta, che diceva che arriverà un giorno che i computer inizieranno a pensare e le persone smetteranno di fare. E mi sembra che siamo molto vicini. A me la tecnologia piace, quindi ci gioco con l'intelligenza artificiale. Posso dirti, per quanto riguarda la parte testuale, rimane ancora molto stupida, estremamente stupida, e comunque processa delle informazioni già acquisite, quindi in realtà non crea. Quello che fa è assemblare, per cui io ritengo che la scintilla di Dio la manteniamo noi e la manterremo saldamente in mano ancora veramente per tanti tanti anni. Quindi non lo so, lo vedo come avere un frullatore invece che dover montare le uova a mano. È un mezzo. Ma no, ma se mi dici per dire Photoshop a me ha cambiato la vita. Io con Photoshop raggiungo dei risultati che prima con la pellicola non potevi, erano proprio tecnicamente non potevi arrivarci. Quindi per me non è che sono refrattario all'innovazione, al progresso e alla crescita. Questa non lo so, ecco, non mi sono ancora avvicinato, non l'ho ancora soppesata, la sto tenendo un po' a distanza. Credo che toglierà tanto lavoro a tanta gente, perché magari i ritoccatori, quello che farò io nei prossimi anni no, non mi toccherà, quindi non sarà un problema. Spero non diventi un problema per la nuova generazione. No. Per me non lo sarà sicuramente, per i Quindi i tuoi progetti. programmi per i prossimi anni quali sono? Mi sto un po' stancando della fotografia di moda, d'altra parte dopo più di 40 anni, ma mi sto stancando perché, ripeto, non ho più le commissioni di lavoro belle che mi divertivano, mi appassionavano, mi gratificavano. E già da un po' invece mi sto dedicando a una fotografia più artistica, se vuoi, dove è sempre presente e fondamentale la donna. Non avevo mai fatto esposizioni, se non nel 2014 alla Triennale di Milano, che mi avevano invitato e quindi onorato di essere lì, una mostra appunto molto importante. Non avevo fatto altre esposizioni fino a pochissimo tempo fa, che invece sono stato spinto a farlo e devo dire mi sono divertito e mi hanno gratificato. Espongo foto che faccio per me, diventa una committenza, diciamo, più qualificata e più gratificante. Preferisco allora essere il committente di me stesso e queste esposizioni devo dire sono piaciute e non soltanto a me, anche al pubblico e credo che buona parte del tempo lo investirò in questo. Un progetto più artistico e non commerciale. O sicuramente il fare quello che sentiamo, trovo che poi alla fine ci riporta uno scarico anche lavorativo che non pensavamo, perché ci fa ripartire con l'entusiasmo. Sì, io devo dire che l'ho ritrovato appunto con queste esposizioni. Vedo le mie foto, le vedo belle e da complimenti che ricevo magari è un po' una conferma che brutte non sono. Via. Le sto vendendo, ho tante richieste di mostre, ora una richiesta di portare una mostra che ho qui a Malindi, di portarla a Dubai, passando prima da Nairobi. Insomma, mi ci sto appassionando veramente tanto a questo e vedo che il pubblico apprezza molto. Quindi è un buon periodo. Siamo fatti una chiacchieratona immensa, io sono felicissima. Ti ringrazio e nel ringraziarti ti faccio, diciamo, un'ultima domanda. Ti ritieni un uomo fortunato? Cioè, la fortuna a tuo avviso
Capita, si nasce con la camicia oppure nella vita la fortuna la si costruisce? Ma io credo la fortuna di base un po' ci debba essere, poi va anche aiutata. Però ecco, se non ti capita un'opportunità e voglia insistere, cioè, la fortuna un po' devi essere fortunato. Io credo di essere stato molto fortunato per una serie di fattori, di circostanze, di essere arrivato al mio lavoro nel periodo giusto. Poi va aiutata. La fortuna io credo possa arrivare a chiunque, però ecco, va colta al volo magari e va curata. Sì, io sì credo di essere un uomo fortunato per quello che è stata la mia vita e per quello che vedo la mia vita avanti. Anzi, ti dirò di più, io ora sto frequentando molto l'Africa. E sto facendo, ho appena pubblicato un libro sulla donna, sulla bellezza femminile, e ora sto iniziando invece un percorso sulla bellezza primordiale. E sto fotografando qui in Kenya, sto attraversando un po' tutta la Rift Valley, da dove viene il genere umano, dalla culla dell'umanità. È una ricerca della bellezza primordiale, da cercare appunto nei volti, nei costumi di persone mie, e qualcuna ahimè quasi in estinzione, però dove veramente vedi, esci dalle convenzioni occidentali, vedi una bellezza nuova. Sto frequentando molto la comunità Masai, dove appunto ho trovato donne belle da fotografare, paesaggi meravigliosi. Parlo nella contea di Kajiado, dove è il parco d'Amboseli. Siamo proprio sotto al Kilimanjaro. I Masai mi chiamano l'Omunyak, mi hanno dato un loro nome che vuol dire Lucky Man, uomo fortunato. Vedi, allora con questo abbiamo dato la risposta all'intera intervista. You're lucky man. Allora, ringrazio davvero tantissimo Andrea Varani per questa intervista con sfondo scenografico. Vi do appuntamento chiaramente anche alle altre interviste sul canale. Se volete iscrivervi e non l'avete ancora fatto, ci fa super piacere e cliccate la campanella chiaramente per rimanere aggiornati di tutto quello che stiamo combinando. Quindi ancora grazie, grazie, grazie di cuore Andrea da questo splendido posto. Grazie a te e grazie a tutte le persone che mi seguiranno.